La HSB di Stoccolma, maggiore housing association della Svezia, festeggia i 100 anni di attività con il progetto di un edificio innovativo residenziale. Tra i progetti in esame spicca il Wooden Skyscraper dello studio Möller, che vorrebbe realizzare il più alto grattacielo in legno di Europa. Una torre di 34 piani, la cui struttura lignea è stabilizzata da elementi in cemento armato. La scelta del legno risponde adeguatamente alla duplice esigenza proposta, un vantaggio per l'impatto ambientale e al contempo una cifra estetica importante. Un omaggio a Piero Fornasetti a 100 anni dalla sua nascita. Con queste intenzioni, la Triennale Design Museum presenta la prima grande e inedita mostra in Italia dedicata a Fornasetti, pittore, stampatore, progettista, collezionista, stilista, raffinato artigiano, decoratore, gallerista e ideatore di mostre. Fornasetti ha disegnato e realizzato circa 13.000 tra oggetti e decorazioni, un universo fatto in egual misura di rigore progettuale, artistico e artigianale, come di fantasia sfrenata, invenzione surrealista e poesia. La mostra sarà visibile fino a febbraio, si compone di oltre 700 pezzi. Si pagheranno quasi 24 miliardi di euro di tasse sulla casa nel caso in cui tutti i comuni applichino l'aliquota minima della TASI, ma la cifra potrebbe salire a 27 nel caso in cui i comuni decidessero di usare l'aliquota massima. A delineare il quadro è Confedilizia, che aggiunge come nel 2014 le maggiori imposte dovute potranno variare da un minimo di 39,9 miliardi a un massimo di 43 miliardi, oneri a cui si aggiungono i 500 milioni di gettito previsti sulla tassazione delle case sfitte. La Dutch Mountain House, progettata dallo studio olandese Daniel Vugeranti Architecture, sorge su di un terreno agricolo di una riserva naturale olandese. La casa montagna si mimetizza nel paesaggio circostante e minimizza gli impatti ambientali, essendo concepita all'interno di una collina artificiale che isola termicamente la casa sul lato nord. La casa è stata concepita per essere ecosostenibile grazie al supporto di Amsterdam, che ne ha curato il progetto di un avanzato sistema di domotica per il controllo di impianto fotovoltaico, luci LED a basso consumo, impianto di riscaldamento a pallet e circuito di recupero dell'acqua sporca.